Buongiorno a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buon martedì a tutti. Oggi, ve l'ho detto, è martedì e come tutti i martedì parliamo di periferie e lo facciamo insieme al nostro consueto ospite Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Ben ritrovato anche a te. Allora, come sempre mi sono accorto che in realtà ogni volta inizio dicendo beh, è una settimana in cui si è parlato tanto di periferie, beh, è una settimana, effettivamente non si smette mai di parlare o di fare qualcosa per le periferie, tant'è che appunto alla fine anche questa settimana se ne è parlato tanto, la scorsa in primi giorni di questa settimana se ne è parlato tanto, ieri a Palazzo Marino sono stati presentati i dati sull'osservatorio su Milano e anche lì insomma sono stati fuori dei dati abbastanza interessanti di come esistono due città che non convivono ma vivono insieme, nella sostanza separati, diciamo, in casa avrebbe da dire a volte. Sì, c'era un'interessante presenza da parte di Confindustria Lombardia, per cui è importante anche che tutta una serie di soggetti che operano a Milano a diverso titolo, però cominciano un attimino a parlarsi assieme e anche a scambiarsi delle informazioni. L'incontro si è tenuto a Palazzo Marino e da qui c'è una fotografia della città, appunto, di una città che ha potenziale, che anzi più che un potenziale è una realtà, che fa cose e c'è un'altra città, per cui questa nostra città che va a due velocità, che sostanzialmente è quella che risiede nei quartieri popolari di edilizia residenziale pubblica, appunto, gestiti da una parte dall'ALER per conto della Regione Lombardia e dall'altra parte da Metropolitana Milanese per conto del Comune di Milano. Di periferie se ne è parlato anche settimana scorsa, perché mercoledì, grazie al lavoro della Fondazione Bracco, c'è stato il primo convegno nazionale sulle periferie urbane, che usano anche un termine a te caro, che noi parliamo sempre appunto di periferie urbane, nelle 200 passano, mi ricordi sempre. Sì, perché appunto con il termine periferia noi possiamo intendere tantissime cose. Una delle accezioni più rilevanti e significative è sicuramente quello delle periferie esistenziali, che appunto non sono un tema di geolocalizzazione, ma le periferie esistenziali possono essere ovunque. Ma il termine periferia dà un senso di distanza. Per appunto periferie urbane noi che cosa intendiamo? Intendiamo quella che è la città. Intendiamo una città abbastanza grande, quella che indichiamo come metropoli, mondialmente parlando quelle che hanno più di 1 milione di abitanti, poi arriviamo a città che hanno anche 20 milioni di abitanti. E quindi il territorio che vanno a avere e anche a governare, perché le periferie urbane, le città hanno uno degli elementi più significativi che è esattamente quello del centro politico amministrativo. Non è un territorio deserto dove qualcuno passa, ma esattamente ha una connotazione di una comunità che su un territorio svolge le proprie attività e si dà anche una amministrazione, si dà anche una modalità di governo perché tutta la città possa essere tenuta in considerazione. Questo è il punto saliente e per certi aspetti il lavoro che ha fatto Fondazione Bracco, che è stato sicuramente abbastanza interessante, sono intervenute tutta una serie di attori, ho in mente l'architetto Di Blasi che è intervenuto facendo una prima relazione, uno dei tutor del gruppo G124 dell'architetto Renzo Piano, che quindi si occupa di periferie ormai da tempo, e direi che ha uno dei focus centrali della propria attività nel progetto di Ponte Lambro. Progetto Ponte Lambro, nato a cavallo tra di questi due millenni, fine 1900 e inizi 2000, e siamo nel 2018, però ancora una fase di speriamo che si riesca a sviluppare quali che erano gli intendimenti. Da questo punto di vista, ecco, allora ci deve essere un'analisi anche come mai questo progetto, nato nel 2000, no, dovendo dare una data, dopo 18 anni e ancora speriamo che si riesca a sviluppare e realizzare, perché se noi non entriamo nella lettura e anche della comprensione di tutti i meccanismi che hanno bloccato, e non è sicuramente l'architetto De Blasi che ha bloccato le cose,
non riusciamo nemmeno a prevedere delle iniziative future, perché molto spesso i blocchi sono dettati dal rispetto di regole, perché gli appalti non sono andati bene, altre cose, e quindi se noi non riusciamo a dare risposta a questi procedimenti burocratici, ci ritroveremo normalmente a trovare delle situazioni con ritardi, blocchi e quant'altro, e intanto la socialità ne è questo, anche perché infatti, appunto, noi che siamo qua a sentire di progetti comunque che vedono nel focus, nel target, la voglia di rigenerare la periferia, di ricostruire, di costruire, quindi giustamente gli architetti sono in prima linea, quando però una periferia già costruita, già che è già lì, esiste già, e anzi rischia spesso e volentieri di essere dimenticata e di finire poi a dover essere rigenerata di nuovo perché ormai è andata. Cioè, quello che c'è già, chi se lo prende in mano? Allora, il problema è il presidio. Ecco. Allora, qual è il dato delle periferie comune? Perché a livello mondiale, anche a livello nazionale, ma anche a livello della nostra città, le periferie sono una diversa dall'altra. Possiamo dire il parchetto di Rogoredo è un ambito che qualifica negativamente l'area di Rogoredo, che non c'è da altre parti della città, magari c'è stato, come c'era stato qualche lustro fa, al parco di Treno, al parco delle Cave, tanto andando dall'altra parte della città. Ecco, per cui sono diverse. Cos'è che accomuna, secondo il libro bianco della Comunità Europea che venne fatto nel 2001? Il comune denominatore di tutte le periferie era la mancanza del governo, cioè la mancanza di una centralità amministrativa. Allora, se noi andiamo a vedere Milano e vediamo le aree esterne alla città, ma non esterne alla città, anzi interne alla città, che sono parte della città, ma appunto non sono il centro. Allora, tutte queste aree sono esattamente i vecchi comuni, i territori dei vecchi comuni che nel 1923 furono annessi dal comune di Milano, e con l'annessione già la dice lunga, perché non è che c'è stato un accordo. Così è. Sono stati presi, punto e basta, manu militari da questo punto di vista. Ma gli è stato tolto qualcosa a quei territori, esattamente il comune, la funzione del municipio. Però adesso siamo nel 2018, quasi, secondo me, pronti in realtà, volendo anche ad altre annessioni, nel senso, sto pensando alla grande città metropolitana che si allarga, che forse porterà un giorno ad avere delle zone più ampie, ad annettere altri comuni dell'Interland, e siamo ancora però così divisi all'interno della città perché Afro è un borgo come Baggio o come non lo era magari invece Porta Vigentina, se mi viene da dire. Il tema che poni è interessante, e anche nel convegno, anche perché, come dire, la cittadinanza è cambiata nel tempo, nessuno si ricorda più del 23, mi viene da dire, no? Allora, questo è interessante, ha posto il tema anche la Fondazione Bracco. La Fondazione Bracco sostiene una serie di interventi di aiuto in determinate realtà. In particolare ce n'è uno a Baranzate. Okay. Baranzate è esattamente il comune dei comuni esterni a Milano. Sì. Questo sì, è un comune. E differenza tra periferia e comune, è un comune come Baranzate. E lì sia la presidente della Fondazione Bracco, la signora Bracco, e sia anche il parroco di Baranzate, che era andato a chiedere aiuto, perché Baranzate ha un terzo della popolazione che è straniero, e quindi con tutta una serie di difficoltà anche di aiuto, di problematiche sociali, allora è andato a chiedere una mano a qualcuno che desse una mano. La Fondazione Bracco ha risposto, è venuto fuori un bel progetto, e sia la signora Bracco e sia il parroco di Baranzate parlano di periferie, indicando come Baranzate periferia. Allora, siccome ci sono 200 accezioni del termine, noi non andiamo a sindacare che uno utilizzi periferia, perché non è che abbiamo il monopolio, no, della definizione del termine, per carità. Ma se parliamo di periferie urbane e ci ricordiamo
che cos'erano i vecchi comuni che avevano della periferia milanese, che avevano il loro centro amministrativo, andiamo a vedere che cos'è Baranzate. Baranzate è periferia? Forse poteva esserlo quando era annesso, anzi era assieme a il comune di Bollate. Interessante anche questo, come Baranzate, no? È un caso perfetto da studiare. E quindi il comune di Baranzate di Bollate conteneva anche Baranzate. Infatti Baranzate di Bollate. Era Baranzate di Bollate. Dopodiché un po' di anni fa gli anziani ancora lo chiamano così. L'area di Baranzate decise di distaccarsi, non entriamo nel merito di quelle motivazioni, da Bollate. Allora andiamo a vedere, a fare qualche paragone. Milano oggi è grande 182 chilometri quadrati, non è una grandissima metropoli, ma è grande 182 km. Faccio sempre l'esempio che alla fine da una periferia al centro in mezz'ora in bicicletta ci arrivi. No, quindi tranquillamente così. Allora, Baranzate, se noi andiamo a vederlo, fa un terzo degli abitanti sono stranieri. Ma quanti sono gli abitanti di Baranzate? Gli abitanti di Baranzate sono 11.000 erotti, cioè sono un numero grande quanto quelli di un quartiere di Milano. Qual è la differenza dal quartiere di Milano che può essere Baggio, che lo faccia più di 15.000 abitanti tranquillamente? No, Baggio ne fa molto di più. Ma mi veniva in mente un comune a nord, Niguarda, per esempio, che sono abbastanza vicini, sì, diciamo. E il problema è che il comune di Baranzate, di questo un terzo, ha appunto poco più di 11.000 abitanti. Solo che questi 11.000 abitanti hanno anche il comune, cioè il municipio, il referente amministrativo. Tanto è vero che cos'è che accade? Che questa realtà sociale che la Fondazione Bracco ha aiutato a diventare anche grande, e quindi svolge un'attività significativa, oggi è diventato, grazie sicuramente anche alle loro capacità, ma è diventato l'elemento di interlocuzione delle politiche sociali del comune di Baranzate. Cioè il comune di Baranzate, quando vuol fare qualcosa, va a confrontarsi anche con loro per vedere se per arricchire anche la propria proposta amministrativa. Se noi andiamo a Milano non c'è nessuno che fa questo tipo di cosa. Noi abbiamo 100 volte tanto le associazioni e le capacità che ci sono a Baranzate di Bollate, quindi hanno una capacità enorme sotto ogni punto di vista, e mi permetto di dire complessivamente sicuramente di quell'associazione di Bollate. Sicuramente, no? Molto di più. Sicuramente. Ma non riescono ad essere interlocutori dell'amministrazione comunale per due ordini di fattori. Uno, perché essendo talmente tante è difficile anche avere un'interlocuzione. Ma il secondo livello è che tutte queste associazioni dovrebbero andare a Palazzo Marino a confrontarsi con l'assessore di turno, no? E quindi capite che è una modalità organizzativa che non funziona. Mentre Baranzate, l'ha capito, adesso che si è staccato anche da Bollate, ha un'interlocuzione diretta tra amministratori e cittadinanza, e quindi c'è proprio questa osmosi che dal punto di vista del potenziale migliora la qualità degli interventi. Infatti si vede che quando fanno interventi sono più veloci, sono più allora, mirati. Questo dal punto di quando un sindaco, in particolare il sindaco Sala, ma anche i sindaci che hanno preceduto, dice che vuole interessarsi delle periferie, vuole dare risposta alle periferie, se non pone mano all'organizzazione dell'amministrazione comunale è come la famosa anatra zoppa. Potrà fare tante cose, ma gli manca esattamente l'ABC dell'amministrazione comunale. Quindi questo tentativo che era stato fatto con l'introduzione dei consigli di zona nel 68-69, che sono rimasti poi una cenerentola e sostanzialmente lettera morta, però è quello che fa la differenza tra una periferia urbana e quindi una città da quello che può essere sì magari lontano dal capoluogo di provincia, che era Milano. Noi siamo lontani, ci sentiamo periferia perché la scala è a Milano e quant'altro, ma dal punto di vista della periferia urbana, cioè proprio della denominazione amministrativa, non è la stessa cosa, è altro. Quindi definire periferia Baranzate, no, in questo caso Baranzate è centrale a se stesso.
possiamo dire proprio che ci sia, anche perché Baranzate è grande 2,8 km quadrati. 2,8 proprio... km quadrati? A Milano quanti abitanti ci stanno in 2,8 km quadrati? Ma noi... proviamo a fare un esempio per capire l'entità. No, 2 km quadrati vuol dire che abbiamo un cinquantesimo circa, no? E quindi un cinquantesimo circa della popolazione vuol dire qualcosa come 40.000 abitanti. Se contro non ho sbagliato 10.000. I numeri. Contro 11.000. No, senza, tu dici, questo. Senza un referente amministrativo prossimo, perché quello dice il problema grosso. Senza un vero riferimento amministrativo prossimo, perché noi un referente amministrativo... che è interpretato da presidenti, assessori e consiglieri dei vari municipi, attualmente degli 8 municipi periferico, ce li abbiamo. La grandezza è enorme, no? Sicuramente, perché vuol dire che abbiamo Prima di entrare in onda guardavo una cosa, un dato sui municipi. Tutti i municipi di Milano, tranne il municipio 1, hanno più di 120.000 abitanti. Certamente. Non ce n'è uno che vada abbiamo sotto. Abbiamo anche 170.000. E abbiamo, no, 186.000 abitanti con il municipio 8 e il municipio 9. Tutte e due sono praticamente lì. Che sono, come avevamo detto, se fossero comuni a parte, sarebbero la terza città di Lombardia dopo Brescia. Milano, Brescia, e poi ci sarebbe il municipio 8 e poi il municipio 9. Cioè, è questo che è sconvolgente. Quindi, sono tutte aree davvero grosse come delle città. Quindi, prendendo un pochettino... così come, no, come riferimento... io e te, cioè, è un po' che ne parliamo, però come dire, io confido sempre che quelli che siano a Palazzo Marino la sappiano un po' più di noi. Com'è che invece non sono studiati, diceva mia nonna, no? Già così, perché non riescono a capire che devono lasciare più potere a questi municipi? Qual è la risposta? Quale può essere secondo te il motivo? Ma le risposte sono varie, le abbiamo misurate sul campo, le hanno misurate altre, io diciamo che le riporto. No? La prima cosa è perché, per esempio, uno degli elementi importanti nella ridefinizione dell'amministrazione è, per esempio, sono i dipendenti dell'amministrazione e sono per esempio i funzionari dell'amministrazione. Noi abbiamo avuto due regolamenti dei consigli di zona, 1977 e 1997, che sono sempre rimasti lettera morta. Quindi possiamo dire che l'organismo politico, il Consiglio Comunale, li aveva deliberati, e quello del 77 in particolare era un regolamento adeguato a poter rispondere alle varie esigenze dei territori delle periferie. Parlando di case popolari, tra le altre cose, prevedeva anche che ci fossero dei rapporti tra i consigli di zona e la loro istituto autonomo case popolari, cosa che per esempio il regolamento dei municipi attuale non prevede. Quindi noi abbiamo sul territorio di un municipio, uno dei più grossi problemi è costituito dalla presenza delle case popolari, ma il presidente di municipio e tutta la sua squadra non ha voce in capitolo, se non una voce politica che può essere quella di un comitato di quartiere, di un'associazione o di una persona illustre che dice: guardate che qui abbiamo questo problema, ma non hanno i poteri per poter intervenire. Ed eventualmente, se non ce la fanno loro, di farsi aiutare dal comune, dalla questura, dalla prefettura e quant'altro. Perché è uno dei temi delle periferie che, se noi non mettiamo insieme, cioè non facciamo sistema, come si suol dire, ma non si fa, il prefetto di Milano con il gruppo di amici che paga le bollette ad alcune famiglie che ne hanno bisogno in determinati momenti, se non si riesce a fare questa connessione, il problema delle periferie non lo risolverà mai, perché appunto è molto articolato. Mi sembra che diventi sempre più articolato, perché poi adesso ormai anche nelle periferie stesse troviamo delle sacche non di periferie, mi verrebbe da dire, a volte appunto se noi dividiamo solo in periferie urbane, ok, ma abbiamo anche altri tipi di periferie, abbiamo visto, mi dicevi appunto come nel Palazzo Marino, dopo aver visto i dati, si risultava come il problema era proprio l'edilizia popolare, quindi in realtà in tutte quelle zone dove non c'è edilizia popolare ma comunque in periferia, la città va a un'altra velocità comunque. Sicuramente va un'altra velocità. Quindi c'è un altro tema importante. E questo qui dipende anche dal governo, cioè le scelte come si fanno. Perché io posso fare anche le case popolari, ma se nelle case popolari faccio un concentrato di bisognosi, un concentrato di fragilità, e poi non metto anche una struttura che la gestisca, ma la gestisca sul serio, non che sta in un ufficio a guardare le cose come vanno.
e quindi cerca di assicurare i vari aspetti. Assicurare i vari aspetti che cosa vuol dire? Prendiamo sempre l'esempio delle case popolari. Noi alcune volte si dice che chi occupa abusivamente una casa la porta via un altro. Uh-huh. Di principio è così. Noi dobbiamo andare a vedere qual è, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di case popolari, e dobbiamo anche parlare dell'abitare nella città di Milano. L'abitare della città di Milano ha circa 600.000 abitazioni di più, di cui 90.000 sono in affitto e circa 60.000 sono vuote. Qui parliamo del patrimonio edilizio abitativo esistente nel comune di Milano. Quindi noi abbiamo per esempio una disponibilità di 60.000 appartamenti. Dobbiamo chiederci come mai questi 60.000 appartamenti non vengono utilizzati, perché ci sono tutta una serie di regole che sicuramente non aiutano, per esempio l'affitto. No? Okay. Mi hanno raccontato di un fatto, una persona che era stata sfrattata, eccetera, eccetera. Va bene, c'è il giorno in cui arriva l'ufficiale giudiziario, dopo essere già venuto parecchie altre volte, arriva l'ufficiale giudiziario con una proroga di 2 mesi perché rimanesse dentro l'inquilino. L'inquilino gli fa: no, guardate, io è già tanto tempo che sono qui, senza nemmeno pagare l'affitto, pagare le spese, 2 mesi, io finalmente ho trovato una mia soluzione, non me ne faccio niente di questi 2 mesi, no? Sì. Anzi, allora, questo qui la dice lunga, cioè se l'ufficiale giudiziario va lì senza nemmeno sapere il perché e il per come, con 2 mesi di proroga, ma è chiaro che come d'ufficio. Ma il proprietario di casa, uno si mette nei panni del proprietario di casa e dice: prima di affittare ci penso un attimino. Allora, questo sistema di regole, no, e di comportamenti non aiuta l'abitare a Milano. Quindi è anche su questo che noi dobbiamo intervenire. Lo stesso anche se andiamo al patrimonio delle case popolari: noi abbiamo 70.000 abitazioni. Okay. Di queste 70.000 abitazioni, 4.000 sono occupate abusivamente. Mettiamo insieme Aler e Comune di Milano, Regione Lombardia e Comune di Milano, Aler e Metropolitana Milanese. Circa 7.000 sono vuote. E quindi il tema è esattamente questo: come viene utilizzato il patrimonio pubblico e perché lo si lascia vuoto, quando invece si potrebbe intervenire, si dovrebbe intervenire. E da questo punto di vista abbiamo la necessità anche di non far diventare i quartieri popolari quello che sono una sommatoria di problemi, e quindi abbiamo bisogno di una rigenerazione socio-abitativa. La rigenerazione socio-abitativa può avvenire a tanti livelli. Il primo, perché si presta attenzione alla vicenda delle case popolari. Abbiamo avuto un'esperienza, e c'è tuttora, del Politecnico di Milano con Mapping San Siro, che è un'elaborazione, diciamo così, della facoltà di architettura, che a seguito di un lavoro hanno aperto in via Abbiati, che è una delle vie che entra sempre all'ordine del giorno della cronaca cittadina, non per particolari fatti positivi. Loro hanno aperto una aula scolastica dove fanno lezioni e quant'altro, ed è esattamente uno sguardo quartiere. Quando sono arrivati i ragazzi della facoltà di architettura e sono andati a vedere un po', a studiare il quartiere, perché dovevano fare gli esami su questo, tante persone, in particolare quelle anziane, che all'incirca occupano le case popolari per un terzo. Circa un terzo degli abitanti sono over 66 anni. E hanno detto: oh, finalmente qualcuno che ci viene a trovare, che si occupa di noi. Allora, questo dato vuol dire che c'è un'esigenza di essere visitati, di essere incontrati, di non essere estraniati dalla città. Sicuramente il mondo dell'università, che a Milano conta circa 180.000 studenti, no? E ogni anno tra le facoltà di municipio, abbiamo visto la facoltà di architettura, la facoltà di sociologia e anche le scuole di giornalismo che abbiamo, fanno circa 2.500 matricole. Oh. 2.500 matricole che, come hanno fatto gli studenti del Politecnico e i docenti del Politecnico, potrebbero assegnare un esame per conoscere il quartiere. Vuol dire che noi potremmo avere 2.500 ragazzi, e non solo,
che per ragioni di studio vanno a conoscere la città, per ragioni di studio di giornalismo, perché vogliono fare giornalisti da grande, vanno a conoscere la città, nello stesso tempo incontrano. Da qui c'è anche un'altra proposta che è stata fatta dall'associazione Chiama Milano. Uh-huh. Prendi in casa uno studente. Sì. Allora, rigenerazione socio-abitativa, ma come fanno un po' di persone anziane nella città, non tantissime peraltro, anche perché questo progetto ha difficoltà ad essere comunicato, ma potrebbero prendere in casa uno studente. Allora vuol dire che di questi 180.000 studenti che vengono a Milano, 60.000 sono fuori sede, e quando vengono a Milano e cercano un luogo dove dormire, è vero che Milano si dice che abbia il cuore in mano, ma in questo caso li svena, perché si paga tra 500-600 euro al mese per avere un posto letto. Capite che sono cifre piuttosto consistenti. Invece potrebbe essere favorito esattamente questo incontro con chi abita nei quartieri popolari, che poi non è detto che siano tutti degradati, il problema è che non sono governati, sì, sì. O meglio, sono governati da chi? Sono governati da quelli che fanno il racket delle occupazioni abusive, insomma, no? E che portano un regime di insicurezza in tutti i quartieri, dove in particolare poi ci sono gli anziani che ci vivono. Quindi, ultimo dato, sì. Poi si può anche copiare da quello che c'è a Milano di positivo. C'è la realtà della cooperazione abitativa, che ha una storia ultracentenaria. Ho in mente la cooperativa Abitare nel nord di Milano, gestisce 2700 appartamenti. Dicevamo che le case popolari hanno abitazioni e anche negozi, spazi artigianali vuoti. Circa il 30% degli spazi artigianali e commerciali è vuoto. Invece la cooperazione abitativa e la cooperativa Abitare, che cosa ha fatto degli spazi a terra? Li ha affittati una parte per esigenze commerciali e quant'altro, però in altri ci ha messo il teatro, ci ha messo la biblioteca, ci ha messo lo spazio perché possono venire le persone a portare agli anziani il vitto, il pranzo, ha fatto uno spazio perché ci fosse la scuola italiana per stranieri, perché anche in questi anche della cooperazione, cioè ha creato e ha utilizzato gli spazi a propria disposizione per gli abitanti, quindi non solamente muri. Allora, da Milano c'è da imparare, però abbiamo l'impressione che questa realtà della cooperazione abitativa non sia molto interpellata, tipo abbiamo il problema della gestione delle case popolari, cioè, sentiamo questi qui che gestiscono 8.000 appartamenti, no? Come stanno facendo? No. Viviamo con appartamenti stagni, esattamente. Insomma, da pensare se anche tutto il patrimonio delle case popolari di Milano è giusto, comunque sia intelligente lasciarla a un unico attore, forse invece ad attori più locali potrebbero avere una gestione più avvantaggiata. Mi immagino cooperative che, appunto, come Abitare, che magari sanno come funziona il quartiere nord, perché no, dare a loro la gestione delle case popolari del nord Milano e ad altre magari, perché no, cioè pensare anche di... Allora, quando si fanno i bandi, pensarli anche magari in un'ottica più territoriale. Allora diciamo che qui ci sono delle visioni contrapposte, però il problema non è quello delle contrapposizioni, ma è quello delle soluzioni. Allora, prima il patrimonio, per esempio, era gestito da ALER. Il fatto che sia stato gestito adesso una parte dal comune, anzi da MM per conto del comune, ha portato un pochettino di concorrenza, no? Perché per motivi politici e quant'altro c'è un impegno, la regione sulle case popolari, appunto patrimonio gestite dall'ALER, il comune di Milano, quelle gestite da Metropolitana Milanese, a far vedere che si è più bravi. E da questo punto di vista è un elemento positivo. Dall'altra parte, chi abita nelle case dice, vabbè, ma io perché devo essere gestito da quello lì? Sono un cittadino di serie B delle case popolari, che gli altri invece sono gestiti da un'altra società che magari sta facendo meglio? Ecco, allora il problema è che ci vuole una governance unica, okay, no? Perché deve avere il quadro della situazione. Dopodiché il problema è che gli attori sul territorio possono essere vari. Per esempio, noi abbiamo la cooperativa Dar Casa, che ha avuto per motivi storici la gestione di circa 500 appartamenti a Milano, quindi un po' del comune sono, in particolare dei sottosoglia monolocali da 25 metri quadri, che altrimenti sarebbero rimasti vuoti e degradati.
come anche tanti monolocali che ci sono adesso, ce ne sono circa 450 di proprietà dell'ALE, sono adesso... lì figli di nessuno, perché uno guarda il problema dei 70.000, figuriamoci se si interessa dei monolocali che poi non sono nemmeno assegnabili. Invece la cooperativa Darcasa ne ha gestiti 500. Questo vuol dire che ha dato una risposta abitativa, uh-huh. ha tolto dal degrado, e cioè ha reso veramente pubblico un patrimonio che è nostro. Abbiamo parlato appunto del nord di Milano, facendo l'esempio della cooperativa Abitare, si va quindi a Niguarda, Niguarda il test, Niguarda per le periferie, che Consulta Periferia Milano segue da vicino, tant'è che ha deciso di farne degli incontri proprio in quella zona, giusto? Sì, allora sul test Niguarda ritorniamo per essere chiari, perché sì. molti dicono vabbè, ma che cos'è questo test Niguarda? Allora diciamo come nasce. Nasce da una proposta del presidente di Confcommercio Sangalli, sì. che durante un incontro tenuto in Confcommercio, un'assemblea di presentazione del libro del sindaco Sala che ha recentemente scritto sulle città del nuovo millennio, gli ha detto: ma perché non testiamo su un quartiere una proposta che aveva già elaborato Confcommercio, che peraltro l'aveva elaborata già su 5 quartieri, okay. i 5 quartieri individuati dall'amministrazione comunale come elementi di riferimento per fare il piano periferie, e quindi c'è anche Niguarda tra gli altri. Ma la cosa non era andata avanti. Allora il presidente Sangalli ha colto l'occasione per rilanciare il tema di questa iniziativa. Va bene, non in 5 quartieri, però proviamolo almeno su un quartiere. Il sindaco Sala ha detto va bene, lo facciamo a Niguarda, e da lì nasce questo test Niguarda. Come si è mossa Consulta Periferie Milano rispetto a questa situazione? Rispetto a questa situazione, siccome Consulta Periferie Milano ha con Confcommercio un certo tipo di relazione e di iniziativa, tenuto conto che tra le prime 9 associazioni promotrici di Consulta Periferie Milano c'erano ben tre associazioni commercianti di via. Quindi ha una relazione diretta da sempre con le varie realtà che si muovono sul territorio, e soprattutto è promossa dalle realtà che si muovono sul territorio. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto, siccome poi a Niguarda è almeno da una decina d'anni che stiamo facendo cose, dai concerti, iniziative, incontri e quant'altro, abbiamo interloquito con la locale associazione commercianti, la Squarta Niguarda, gli abbiamo detto bene, noi siamo disponibili per quello che è nella nostra capacità a sostenere il vostro test. Per cui se avete bisogno di qualcosa che noi siamo in grado di fornirvi, fossero magari cori per una festa, non okay. lo so. Quindi c'è questa disponibilità. Nello stesso tempo, siccome il test Niguarda non è un test per risolvere i problemi di guarda, sicuramente anche per questo, ma è per testare un metodo di lavoro che possa valere per gli altri 100 quartieri delle periferie, allora come Consulta Periferie Milano ci siamo sentiti investiti. E quindi rispetto al percorso a scuola di periferie, 60 appuntamenti, adesso ne abbiamo fatti già una ventina, 60 lezioni meglio per imparare anche il tema delle periferie, che non è così scontato, rispetto alla programmazione che avevamo a Niguarda l'abbiamo un pochettino intensificata e l'abbiamo battezzato Test Niguarda per le periferie. Perfetto. Dal 31 maggio abbiamo avviato degli incontri. Questa sera ce n'è uno. Questa sera c'è una declinazione particolare che è l'abitare della cultura. Perché? Perché Milano, tra teatri in periferia, nelle 8 zone, chiamiamole così, periferiche o semiperiferiche, tra teatri, associazioni e centri culturali, presidi culturali, come le chiamate l'altra volta, biblioteche, più anche un numero significativo di cori, un'80 presenti sul territorio, ha 400 presenze culturali. 400 presenze culturali che, di fronte al Teatro La Scala, che ha un bilancio quest'anno di circa 127 milioni di euro, spariscono completamente. E qui ritorniamo alla vicenda periferie Baranzate. Una abbastanza piccola associazione a Baranzate è l'interlocutore del comune. A Milano 400 realtà, no, culturali non riescono a interloquire con il comune di Milano, perché il comune di Milano ha come interlocuzione chi? La Scala, che è il teatro no, del comune di Milano, più può avere il piccolo, e magari adesso sta cercando di mettere in piedi il teatro
Lirico. Lirico. No? Oggi ho visto, hanno fatto esattamente dei test. Quindi, già il ieri problema, il problema della periferia è legato geograficamente, ma è legato geograficamente rispetto anche alla struttura dell'amministrazione comunale. Questo è sempre, il punto saliente. Sempre lì si torna, Walter, alla fine sempre sui municipi si torna, e quindi noi cercheremo sempre... È il 50% sempre, del problema. Cercheremo sempre di dare voce a questo. Walter, io ti ringrazio, siamo arrivati alla fine anche di questa nostra puntata di oggi. Ci vediamo martedì prossimo, sempre qui per raccontare un po' quello che succede nelle periferie. Certamente. Grazie mille, Walter, grazie anche a tutti voi. Appuntamento come sempre a questa sera ore 18 con l'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.